Sì, una partita difficile, molto, veramente molto sofferta, perché il campo, insomma, però ci volevano questi tre punti, quindi veramente prima della pausa un ottimo risultato. L'Arezzo Calcio femminile chiude il 2023 con una vittoria. Le Amaranto vincono 1-0 in casa nell'undicesima giornata del campionato di Serie B femminile giocata al Comunale di Castiglion Fibocchi. Sì, questi tre punti sono significativi per la classifica e stiamo cambiando rotta, stiamo facendo veramente risultati positivi ad ogni partita, quindi questo ci voleva proprio. A siglare il gol della vittoria nel finale, un gran destro di Costanza Razzolini. No, è stato un bel gol, devo dire che nonostante avessi provato a tirare un paio di volte, il campo non era il massimo, quindi non l'avevo colpita bene. E questa volta invece sono andata, ho detto tiriamo. Colpita al volo invece nella palla più difficile, l'ho colpita bene, è andata bene, è entrata. Partita che abbiamo, penso, insomma, giocato noi per la maggior parte del tempo e siamo riusciti a portare a casa una vittoria che era quello che volevamo. All'81esimo il capitano dell'Amaranto trova infatti un bellissimo tiro dal limite dell'area che fulmina dalla buona. Sono molto orgoglioso e contento per la società oggi, per questo uomo che mette tutti questi pensieri, tutto il tempo, tutto la sua parte, anche la credenza in noi. Sono molto molto orgoglioso per il presidente, per il club, per le giocatrici che hanno fatto esattamente cosa abbiamo chiesto di loro. Da ora in poi si respira un po'. Abbiamo avuto queste 11 prime partite, abbiamo fatto tutto il migliore che abbiamo potuto fare e ora si vede nel 2024 con più positività. Per il futuro lo sappiamo, calcisticamente parliamo, abbiamo ancora 4 partite del giro di andata, quindi noi non abbiamo finito il nostro primo giro ancora, è finito l'anno con una partita molto 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 bella, i 3 punti, però si vede ora, siamo concentrati al 7 gennaio ora, fuori casa contro Pavia, per concludere queste 4 partite del girone di andata e poi si vede anche il prossimo giro con più positività.